Maguru Vajra Dhar Suma Timu Nisha Sanekar Uta Varda Nishri Varsa Manya Sarva Siddhi Pakyukye Kudan Dagi Lu Pakyukye Sundan Dagi Nga Pakyukye Tugdan Dagi Yi Pakyukye Tenyer me çıktı çingelo Ma kudan da gelo Ma kyuke sundan da gina Ma tudan da geyi en me çıktı çingelo mahamune shakyam

Rola pensiero sangue drupa sangue. Cedan soghi, cionamla, ciancio, bardo, da cinzoghi, be sonam. Trova sangue drupa shu. Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri essenziali. Certe volte mi sembra che non sia molto chiaro per noi quando diciamo che dobbiamo meditare, per esempio, nell'amore o dobbiamo meditare sulla generosità o dobbiamo meditare in altri stati positivi mentale. No? Uh, non è tanto chiaro nel senso che uno si può chiedere ma come faccio? La nostra tendenza di solito è dire ok devo meditare nell'amore cercare di direzionare la mente subito all'amore e non si riesce perché c'è un gap, c'è una distanza fra dove io mi trovo adesso e quello stato positivo che voglio generare. Okay? Come abbiamo visto ieri tutto il percorso che noi possiamo fare in generale nel buddismo di sviluppo delle nostre qualità e così via, viene, div viene diviso fra ascoltare, comprendere e poi meditare. No? Quindi prima devo ascoltare il significato, una volta che ho capito il significato devo comprenderlo, non avere più assolutamente nessun dubbio su quello, poi una volta che quella conoscenza non è più una cosa che io ripeto che qualcuno ha detto, ma è un qualcosa che è mio, ho la certezza. A questo punto mi devo familiarizzare con quello. Però io non mi devo familiarizzare con il concetto. Mi devo familiarizzare con lo stato interiore che devo generare. Vediamo un esempio. La realtà in cui noi viviamo intorno a noi, il mondo intorno a noi è impermanente. Ne abbiamo già parlato tante volte, basta che noi ci mettiamo un attimino a riflettere, ad osservare, viviamo in una realtà impermanente, giusto? Ok, che cosa vuol dire che sia impermanente? Che sia costantemente in trasformazione. Bene, abbiamo capito la definizione di impermanenza, adesso senza entrare in dettagli. E poi andiamo a vedere, ok, però per capire l'impermanenza ancora un pivello un pochettino più profondo, dobbiamo vedere che... Anche se viviamo in una realtà che è impermanente, questa realtà impermanente sorge a noi come se fosse permanente. Noi quando viviamo le situazioni, le persone e così via, appaiono a noi come se fossero permanente e noi ci caschiamo. Non abbiamo questa consapevolezza nella nostra quotidianità dell'impermanente. La meditazione non è meditare sul concetto di impermanenza, ma è invece generare la mente che percepisce l'impermanenza e rimanere in quello stato. Non so se è chiara la differenza. Um, una cosa è la mente che capisce l'importanza di amare le altre e capisce che cos'è l'amore. Un'altra cosa è sentire amore. Quando noi parliamo di meditare, per esempio, sull'equanimità che abbiamo visto ieri, una cosa è che io vada a capire il perché e il come che io devo creare equanimità fra me e gli altri, ossia che non faccio più distinzione fra il quanto che io desidero la felicità a me stesso e il quanto che io desidero la felicità agli altri in generale. Vado a fare un'equanimità quando faccio qualcosa per gli altri, faccio anche per me, quando faccio per me, faccio anche per gli altri. Okay. Ieri abbiamo visto questo un pochettino più a lungo. Una cosa è capirlo e avere chiarezza del concetto, un'altra cosa è generare questo stato di equanimità. No? Un altro esempio di equanimità è l'equanimità nella quale non facciamo più distinzione fra le, altre, fra le altre persone e gli altri esseri, in quanto tutti soffriamo, tutti vogliamo essere felici, tutti facciamo tutto ciò che facciamo credendo che sia il meglio per la nostra propria felicità. Quindi non facciamo più distinzione fra uno o l'altro. Una cosa è capirlo, un'altra cosa è sentirlo. Su che, con che cosa ci dobbiamo familiarizzare? Con il concetto o con lo stato interiore? Con lo stato interiore? Quindi il processo è capire, ascoltare il concetto, comprenderlo, e dopo autoindurci a quello stato interiore per familiarizzarci con quello stato interiore c'era um, dov'era che c'era scritto questo? sì, nel testo di Paponcarimpo c'è questo, il cucchiaio per coglierne l'essenza del sentiero della pratica e questo testo di Paponcarimpo ci dice noi dobbiamo generare certi stati interiori, come la compassione e l'amore, eccetera, che devono essere indotti e non unicamente quando sono una reazione di qualcosa che è accaduto. Perché quando noi abbiamo un certo tipo di stato interiore, che è il risultato di una condizione esterna, va bene, non è che sia falso o niente di che. Io vado in una situazione, vedo una persona che sta molto male, quello mi dà un attimo, mi, mi, mi tocca e mi fa venire un attimo di compassione verso quella persona. Vedo qualcuno magari che sta male, in quel momento riconosco: ma guarda come sono fortunato. Sono diverse cose che possono succedere che ci vanno a spingere verso una certa emozione interiore, un certo stato interiore. Va bene. Però, come Papon Karim ci diceva, non è affidabile. Perché questi sentimenti non sono affidabili? perché dipendono da condizioni esterne. Quindi, non è uno stato di amore o di compassione che viene è vero, sì è vero, però se io devo sempre essere davanti a qualcuno che è pieno di sofferenza per generare compassione non va bene. La compassione deve venire da dentro a fuori, non basata su una condizione esterna. Perciò il punto è per abituarmi a sentire amore, ieri abbiamo parlato molto del fatto di dover creare le abitudini e cambiare le altre abitudini che noi abbiamo. Non possiamo generare uno stato di amore, per esempio, o delle impermanenze e così via, così, dal nulla. Da dove siamo noi adesso arrivare subito allo stato di amore, o di equanimità. Non è possibile. Per questo esistono dei passaggi che dobbiamo fare per indurre noi stessi in quello stato lì. Okay. Ed è qua che rientra quando si parla della meditazione, e ci sono due tipi di meditazione che vanno applicate. Okay. Viene chiamata la meditazione analitica, Shargom, uh, Nacegom, no, e la meditazione um, unidirezionale, Jogom in tibetano. Okay. Sono due tipi di meditazione. Esistono in generale, l'Amazon K descrive principalmente i due tipi di meditazione, poi c'è un terzo tipo ancora che viene chiamato Shargom, comunque partiamo da questi due, che è la meditazione analitica e la meditazione unidirezionale. Shegom, meditazione analitica, Jogom, meditazione unidirezionale. Questo che cosa vuol dire? Una volta che ho già, ho già capito, ho compreso, Devo prendere quel percorso di ragionamento, di comprensione, e devo ripetermelo in tal modo da portare la mia mente gradualmente ad arrivare nello stato che voglio generare, per familiarizzarmi con quello stato lì. Perché noi non ci dobbiamo familiarizzare col concetto, ma sì con l'esperienza, con il sentimento. E questo non è così semplicissimo, però... Al contrario, se posso familiarizzarmi col concetto, carino, però non è quello che ho bisogno. Okay? Perciò nel punto specifico che siamo arrivati del testo è il punto nel quale noi dobbiamo generare un sentimento specifico, che è un sentimento di amore e compassione verso gli altri esseri, più in un particolar modo chiamato la bodhicitta relativa ossia un sentimento di profondo amore e compassione verso gli altri, con la determinazione di voler sviluppare le proprie qualità per beneficiare gli altri. Questo è l'obiettivo finale. Questo stato chiamato la bodhicitta è uno stato interiore nella quale uno desidera profondamente aiutare ogni essere senza distinzione. Quindi ha uno stato di amore e compassione verso gli altri. E per raggiungere questo desidero sviluppare le proprie qualità al loro massimo potenziale. In altre parole, possa io raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. Voglio aiutare gli altri, per questo devo sviluppare me stesso, perché così come sono messo non riesco a fare molto per gli altri. Perciò, questo è dove vogliamo arrivare. Per sviluppare quello stato mentale, dobbiamo fare dei passi. Prima. E quindi è importante per noi capire che ci sono dei passi da seguire per generare un certo stato di coscienza, per familiarizzarci con quello stato di coscienza affinché quello stato di coscienza gradualmente avvenga sempre più facilmente, affinché un giorno sia naturale ed spontaneo. Ok? Credo che sia abbastanza chiaro, no? Quindi noi abbiamo prima capisco l'importanza di generare quello stato di coscienza. Successivamente, una volta che ho compreso quello, devo seguire dei passi che mi vanno a portare gradualmente a generare quello stato, in un modo artificiale, nel senso che non mi viene la bodicita spontaneamente, però devo generare la mente della bodicita, devo generare quello stato, quindi autoindurmi a quello stato, e ci sono dei passaggi per farlo, affinché gradualmente diventi, possiamo familiarizzarci sempre di più in quello stato affinché possa sorgere in un modo naturale ed spontaneo. Ok? Quindi questo è il percorso. Quindi noi stiamo seguendo esattamente nel testo, siamo qua in pagina 41, dove ci viene guidato esattamente in questo percorso per sviluppare lo stato della bodhicitta, la mente dell'illuminazione, la mente del risveglio, questo stato profondo di amore e compassione. Quindi ci vengono dati vari passaggi che ci dobbiamo indurre Inizialmente con una meditazione analitica, perciò riflettendo su questi punti, no? la meditazione analitica è un po' come, immaginiamo di cercare di convincere qualcuno, una persona che assolutamente non capisce quella cosa e non la vuole capire facilmente. E noi lo dobbiamo convincere. Quindi stiamo lì a dire il perché, il come, a dare tutte le ragioni di quella cosa, lo facciamo questo di noi con noi stessi. E gradualmente andiamo a tutte le ragioni finché arriviamo alla conclusione finale. È così. Quando arriviamo alla conclusione finale, a quel punto dobbiamo rimanere in quello stato il più lungo possibile. E qui entra la meditazione unidirezionale. Ok? Perciò, per poter fare la meditazione analitica, dobbiamo conoscere i passaggi di riflessione che andiamo a fare. E ognuno di questi passaggi non è un passaggio solo di comprensione, di intendimento, ma è un passaggio di uno stato interiore che dobbiamo generare. Ok? Bene. Dobbiamo ricordare che raggiungere uno stato interiore come la Bodhicitta, che è questo stato interiore molto bello, dove c'è una totale determinazione di sviluppare se stessi spiritualmente, di raggiungere l'illuminazione, perché? perché uno vuole beneficiare gli altri. Quindi nella base di amore e compassione riconosco che l'unica cosa che veramente posso fare per aiutare gli altri, prima di tutto, è sviluppare me stesso, perché così come sono messo non riesco a fare molto. Faccio quel che posso, però ho i miei limiti. No? Quindi, se noi vediamo la bodicitta come uno stato mentale che voglio sviluppare, però qualcosa di molto lontano, se noi non abbiamo la consapevolezza dei passaggi che ci sono in mezzo, Mettiamo la bodicitta lì in alto, lontano, e noi qui in basso, e non vediamo i passaggi. Immaginiamo come se ci dobbiamo salire alcuni piani e non vediamo la scala che c'è in mezzo. Diciamo, quanto sarebbe bello essere lì su. Eh, però io sono qui giù, come faccio? Quindi diventa irraggiungibile quello. Mentre invece se noi vediamo che ci sono delle scale, che per la bodicitta ci sono almeno due scale, un po' diverse, però ci sono due scale, possiamo scegliere bene, posso prendere una scala. E la cosa bella di questa scala, anche se ci sono un po' di passi, da, un po' di gradini da fare, il primo gradino si trova vicino a me e io posso fare il primo gradino. Il primo gradino mi porta a fare il secondo, che mi porta a fare il terzo e così piano piano ci arrivo. Quindi è importante per noi capire che ci sono dei passaggi, ci sono dei gradini da fare prima di arrivare in alto. Ed è inutile cercare di guardare subito in alto e voler saltare e arrivare subito. L'ascensore non c'è. C'è bisogno di fare... Ma neanche l'ascensore, noi vogliamo la... il teletrasporto, noi vogliamo arrivare così, no? Invece non è possibile, è per forza di cose, si parte da dove noi siamo per arrivare dove si vuole. Quindi da dove io sono, quali sono i passaggi che io devo fare. E non c'è fretta per i passaggi, vanno fatti bene se no uno scivola e dopo si ritrova da punta a capo. Quindi in se cerchi di saltare due gradini, alla fine scivoli e ritorni indietro ancora. Perciò è importante ricordare, ogni passaggio ha la sua importanza, va rispettato, va fatto bene e così gradualmente uno cresce nel sentiero. Okay? Ci sono alcuni approcci diversi per lo sviluppo della bodhicitta, questa mente dell'illuminazione, e prenderemo l'approccio come ci viene... Trasmesso qui nel testo dei sette punti dell'addestramento mentale. Ok? Perciò ricordiamoci che ogni punto di questo è un passaggio per sviluppare quello stato più profondo, chiamato la Bodhicitta. L'elentam ceci la dacuna cadince wagumton legnivo pel margin l'embe corren ramnezzan. Te nie l'un la chiombra ch'a yulsum chusum getasum, jegimen a dordopa, te la gemba kulue circolum conduzigigi. Gian. Guardati da chi, più che il testo non è proprio corretto, da chi si lamenta di tutto. La traduzione più corretta è guardati dal colpevole di ogni cosa. Questo abbiamo già visto ieri questa frase. Cosa vuol dire guardarsi dal colpevole di ogni cosa per prima di cosa riconosci che la causa primaria della sofferenza, quindi della mia sofferenza è il mio egoismo. Riconoscere il quanto l'egoismo sia la causa principale della nostra sofferenza. Questo è un punto importante di partenza. Secondo punto. Medita sulla grande gentilezza di tutti gli esseri. Medita non vuol dire semplicemente siediti e chiudi gli occhi. Medita vuol dire familiarizzati. Quindi dobbiamo generare. La, la, il prossimo passo è generare che gli esseri sono importanti per noi. Sentire gratitudine verso gli esseri. Ok? Questo quando questo passaggio viene diviso in altri passaggi per aiutare, viene chiamato quello che sono i setti, le sette cause e risultato per sviluppare la bodhicitta, Gyunriman mm. Adjun, le istruzioni in sette cause e un risultato finale che è la bodhicitta. Okay? Perciò, prima delle sette c'è uno che è la base delle sette, che viene chiamato l'equanimità. La prima cosa che va sviluppata per poter riconoscere la gentilezza di tutti gli esseri è uno stato di equanimità. Quando si parla di equanimità esistono diversi tipi di equanimità. In questo contesto l'equanimità vuol dire non fare differenza e distinzione fra gli esseri, non dividere più gli esseri fra amici, nemici, indifferenti. Non dividere più gli esseri tra quelli buoni, cattivi o questo o quell'altro, ma sì ricordare che ognuno di loro, non importa chi sia, soffre. Ognuno di loro desidera essere felice. Come nel Bodhisattva Acharyavatara, c'è il verso nel capitolo 8, se non mi sbaglio, intorno al verso 87, più o meno in, quella, in quei versi lì. C'è una parte che dice qualcosa come, la traduzione non è proprio precisa, però dice qualcosa del genere. Dal momento in cui tutti gli esseri intorno a me desiderano la felicità così come la desidero anch'io, che cosa ho io di così speciale che penso solo nella mia felicità? Dal momento nel quale tutti gli esseri intorno a me non desiderano la sofferenza così come non la desidero anch'io, che cosa ho io di così speciale? Perché la mia sofferenza è più importante della loro? Che prendo cura solo di eliminare la mia sofferenza. Okay? Ricordiamoci che quando diciamo il io si comprende anche il mio. Okay? Quindi qualcuno dice: non è vero, io do più importanza ai miei figli che a me, i tuoi figli. Ricordiamoci che il mio è un'estensione dell'io. Perciò, quello che succede è. Alla base è riconoscere che ogni essere, in realtà siamo messi nella stessa situazione. Tutti facciamo tutto ciò che facciamo pensando che sia il meglio per la nostra propria felicità. È un po' assurdo se uno pensa così di subito. In realtà è molto coerente, però al primo approccio è un po' folle. Prendiamo le cose più pazze che vengono fatte nel mondo, più assurde, più crudeli. Per il quanto possa sembrare strano, tutti fanno tutto ciò che fanno pensando che sia il meglio per la propria felicità in quel momento lì. Guidati spesso dalla propria ignoranza, ogni tanto un po' di saggezza, però spesso dalla propria ignoranza. Ok? Perciò. Pensiamo a noi stessi, io voglio evitare la sofferenza. Sì. Cerco la felicità. Sì. Faccio tutto quello che faccio pensando che sia il meglio per la mia propria felicità. Sì. Anche se faccio una cosa che so che non è buona per me, è meglio farla che non farla perché dopo c'è quell'altra cosa. Alla fine, facciamo quello che crediamo che sia il meglio. È come qualcuno che sta lì a vendere qualcosa. Uno non vende qualcosa se non crede di avere un profitto in quello, no? Diretto o indiretto. Noi facciamo quello che facciamo pensando che sia il meglio per noi stessi, direttamente o indirettamente. Anche se è una cosa che non ci piace fare, diciamo meglio fare quella cosa che avere la conseguenza di non averla fatta, no? Pensiamo che sia il meglio per noi comunque. Perciò... Noi facciamo tutto quello che facciamo pensando che sia il meglio. Questo nostro pensando che sia il meglio, siamo condizionati dalla nostra ignoranza, dalla nostra conoscenza, eccetera, o no? Sì. Prendiamo qualunque altra persona intorno a noi. È uguale o è diversa in questo, da questo punto di vista? È uguale, è identico, non cambia niente. Qualunque essere vivo. Okay? noi facciamo tutto quello che facciamo pensando che sia il meglio per noi stessi e così lo fanno tutti quindi non c'è differenza fra uno e l'altro siamo nella stessa situazione siamo nella stessa storia siamo condizionati dal nostro karma siamo condizionati dalla nostra mentalità siamo condizionati dall'educazione che abbiamo ricevuto dal contesto in cui ci troviamo siamo condizionati da mille cose e cerchiamo di fare il nostro meglio No? quando noi abbiamo una persona, quando c'è qualcuno che ha una stessa difficoltà che abbiamo anche noi, per dire io ho una certa malattia e a un certo punto conosco una persona che ha la stessa malattia che io, questo ci fa generare una certa empatia per quella persona o no? Sì. Se io vedo l'altro come essendo simile a me, questo mi avvicina all'altro no? Qual è la prima base per sviluppare amore? La empatia. Avvicinarsi all'altro, aprirsi all'altro. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare per sviluppare amore. E quindi la partenza qual è? Avvicinarci ad ognuno, anche quello che ci sembra il più lontano, capendo che negli aspetti più profondi non c'è nessuna differenza fra noi e lui. Anche quello che ci sta antipatico anche quello verso cui abbiamo avversione, non importa chi sia, se noi andiamo ad osservare vediamo che siamo esattamente nella stessa situazione. Non c'è differenza fra di noi. Questo è il primo passo in assoluto, che è sviluppare equanimità. È la base per poter generare un'empatia verso gli altri esseri, che è la base a sua volta per dopo generare amore. Però prima dobbiamo capire, e se noi ci mettiamo a seguire questo processo analitico, ci porta gradualmente a un sentimento per dire effettivamente siamo tutti uguali. Dobbiamo arrivare non alla comprensione che non c'è differenza, ma al sentimento. E uno di questi modi, che cos'è? È facile e più facile fare questo con quelli che vogliamo bene, i cosiddetti amici è più difficile di fare quello con quelli cui siamo indifferenti ed è ancora più difficile fare verso quelli a cui abbiamo avversione e conflitti, cosiddetti nemici. Però dobbiamo farlo con tutti e tre. Quindi, è prendere anche quella persona, se non fa un processo un po' più forte Va a prendere quella persona che veramente ci sta antipatica, se c'è qualcuno, spero che non ci sia nessuno, però se c'è qualcuno che ci sta antipatico con cui c'è una certa avversione particolare in quel momento, sia una persona che conosciamo sia un personaggio storico o pubblico. Perché certe volte abbiamo delle avversioni per dei personaggi che non abbiamo mai visto nella nostra vita, mai conosciuto. Ma perché qualcuno ha detto, o perché andiamo a proiettare chissà che cosa addosso a quella persona lì, senza mai neanche averla conosciuta. Eh? Poi magari se la conosciamo vediamo che non è proprio così. Comunque, al di là di questo, prendiamo qualcuno che sia una persona che conosciamo bene, che sia una persona, un personaggio pubblico, che sia qualcuno storico a cui noi abbiamo avversione. Prendiamo questa persona e la osserviamo, osserviamo e vediamo che soffre. Ah sì, però tanto guarda quello che ha fatto, però comunque soffre. Che anche quella persona vuole essere felice e comunque fa quel che fa pensando che sia il meglio per la sua felicità. E qua c'è un punto importante. Amare l'altro, aprirsi all'altro, non vuol dire essere condiscendente con l'altro. Non è perché io ti amo che io sono d'accordo con tutto quello che tu fai. Non è perché io ti amo che io sono d'accordo con il tuo modo di essere e con il tuo modo di agire. Io posso amarti profondamente e dire: Guarda, sei una persona cattiva, non è così come dovresti fare, questa cosa non va bene, avere tutto il mio giudizio. Ma questo non toglie il fatto che io desideri che tu sia felice. Okay. Noi abbiamo la tendenza di solito che se io amo qualcuno cerco di anche giustificare le cose più sbagliate, perché devo essere d'accordo con quella persona. No? Invece, se io ho, riconosco qualcuno come una persona molto sbagliata, che vedo come gli aspetti negativi, eccetera, non posso amarla, perché se io l'amassi è come se io stessi dicendo che quello che lei fa va bene, io sono d'accordo con quello. Invece no, non è così. Perciò, quando ne parliamo di prendere davanti a noi la persona quella con cui abbiamo difficoltà in qualche modo, e non stiamo dicendo subito di amarla, stiamo dicendo semplicemente di guardarla e dire è nella stessa situazione in cui mi trovo anch'io. Siamo sulla stessa barca. Ognuno cercando il miglior modo, però siamo nella stessa situazione. Siamo insieme qui. Chi con più conoscenza, chi con meno conoscenza? Chi più spirituale, chi meno spirituale? Chi più saggio, chi meno saggio, chi più ricco, chi meno ricco? Chi più di qua, chi più di là. Ma siamo tutti nella stessa situazione. Okay? Finché non usciamo dal ciclo del samsara. Troviamo nella stessa situazione. Ok? Siamo seduti in punti diversi della barca, ma siamo tutti nella stessa. Okay? Perciò. Primo punto di passaggio è capire che cosa c'è in comune tra di noi e sentirlo. Si realizza questo primo passo quando si vede qualcuno e si sente che non c'è differenza fra lui e noi. Siamo totalmente diversi su tanti aspetti, ma nell'aspetto più profondo, che è il nostro desiderio più profondo, che è la forza che ci fa fare tutto quello che facciamo, che è il desiderio di essere felici, il desiderio di non soffrire. Non c'è differenza fra noi e lui. Quindi, questo deve creare un'empatia, questo crea un avvicinamento con gli altri. Okay? Questo è un primo passaggio. Quindi, uno, dobbiamo analizzare, riflettere su, sul perché e il come. Cominciare a generare questo sentimento di equanimità. Se noi riusciamo a sentire questo verso la persona con cui abbiamo difficoltà. Dopo, naturalmente, questo si va a ripetere su quelli con, con cui abbiamo meno difficoltà e così via. Ok? Una cosa importante che richiede questo processo è una profonda sincerità con se stessi. Dobbiamo avere una sincerità intellettiva anche non indifferente. Perché la nostra tendenza è non accettare questo, no, ma io ho quel bastardo lì, mica voglio vederlo come uguale a me, mica siamo uguali. Invece è importante dire no. È vero o no? Siamo nella stessa situazione o no? Sì, quindi accetto quello. E mi metto in quella direzione. Questo è il primo passo in assoluto. Ok? C'è anche nella Guru Puja un verso che parla di questo primo passo, no? Che dice. Um. o come porta la gruppo in inglese e italiano così questo è in italiano se c'è una versione in inglese se no mi serve uno in inglese Verso 90 della Guru Puja. Nel verso 90, che poi si usano i versi per ricordarci d'aiutare nella meditazione analitica anche. Quindi, dice: Non c'è alcuna differenza fra noi e gli altri, nessuno desidera la benché minima sofferenza né si contenta della felicità che ha comprendendo questo chiediamo le vostre benedizioni per poter aumentare la gioia e la beatitudine degli altri in poche parole chiediamo qua benedicimi affinché io possa generare questa equanimità questo stato nella quale io veramente genero empatia verso gli altri ok? e quindi con questo abbiamo questo come si dice questo primo passo no? che è così importante per ognuno di noi per poter sviluppare quelli successivi. No? Bene, perciò questo primo passo è generare l'equanimità, che credo che sia abbastanza chiaro. No? Una volta che abbiamo generato l'equanimità, il prossimo passo è quello di generare una certa simpatia per gli altri esseri e di generare la gratitudine verso gli esseri. Okay? Quindi io vado a avvicinarmi all'altro e poi vado a generare gratitudine verso dell'altro per generare successivamente un sentimento di voler ripagare ciò che ho ricevuto. Okay? Perciò, qua volevo leggere il verso anche della uh, pagina 29. Il primo verso degli otto versi dell'addestramento mentale che dice Possa io sempre compiacere tutti gli esseri limitati considerandoli di, gr di gran lunga superiori al gioiello che esaudisce i desideri per la realizzazione dello scopo supremo. Che cosa ci porta questo verso qui? Pagina 29, okay. che dice anche, medita sulla grande gentilezza di tutti gli esseri, in pagina 41, in pagina 29 dice, possa io sempre compiacere tutti gli esseri limitati, considerandoli di gran lunga superiore al gioiello che esaudisce i desideri, per la realizzazione dello scopo supremo. La realtà è che senza gli altri noi non possiamo fare assolutamente nulla. Senza gli altri rimaniamo dove siamo. Parlo spiritualmente, in particolare, anche fisicamente. Noi abbiamo questo mito di essere autonomi, no? Di non dipendere da nessuno. Dimmi qua, chi c'è qua che non dipende dagli altri? Per tutto. Per mangiare? Ah, ma io mi pago, che c'entra pago? Qualcuno deve aver piantato, deve aver raccolto. E così via, o no? Perciò, anche se prendiamo l'esempio, c'ho un amico che ha vissuto per sette anni totalmente autosufficiente. Piantava il suo cibo, ha costruito la sua casa con il legno che lui stesso ha tagliato. Faceva i suoi vestiti con la lana che aveva le pecore veramente era 100% autosufficiente, ma dipendeva da altri o no, c'era la pecora, c'erano gli altri animali, c'era tanti altri esseri che facevano con che tutto quello fosse possibile. Quindi, non è possibile essere anche materialmente essere, noi siamo indipendenti, ma non è vero, noi dipendiamo da altri. E noi riceviamo tantissimo costantemente dagli altri. Abbiamo questa falsa idea che se io pago non ricevo. In altre parole, se io ti sto pagando, in realtà è come se tu non mi stessi dando niente. È uno scambio che tu non mi stai dando niente. Io non, so, non devo essere grato a te perché tanto ti ho pagato. Non so se è chiaro questo però esiste questa attitudine abbastanza diffusa, quando in realtà il fatto di pagare non è altro che uno scambio perché abbiamo bisogno tutti di dare e di ricevere, abbiamo bisogno di uno scambio, un mezzo di scambio nella società in generale. Però, per il quanto io ti stia pagando, se tu non facessi quella cosa io non potrei averla. Quindi grazie che me l'hai fatta. Sono grato a te. Quindi è importante riconoscere per prima cosa il quanto noi riceviamo dagli altri. Noi riceviamo tantissimo a livello proprio mondano, fisico, materiale. Quando noi ci sediamo per mangiare qualcuno ha dovuto cucinare, qualcuno ha dovuto andare a comprare quel cibo, qualcuno ha dovuto lavorare per pagare quel cibo. Qualcuno ha dovuto piantarlo, qualcuno ha dovuto fare tutto il percorso necessario, qualcuno ha dovuto insegnare qualcuno come si piantava. E così possiamo andare avanti. Ci sono, in un piatto di cibo ci sono tante, ma tanti di quegli esseri coinvolti. Senza i quali non sarebbe possibile. No? L'altro giorno mi sono messo a pensare. Per una ragione tecnica qui del centro. Stavo parlando con dei signori che lavorano per l'Enel la, la, per una ragione, del, non importa adesso. E stavo vedendo, e mi stavano spiegando delle varie cose. E stavo vedendo quanto lavoro c'è dietro accendere la luce. no? Noi andiamo lì, clic, che bello! Guardi Mandala come si vedono bene, che bello! Ma quanto lavoro c'è dietro quello? Quante persone hanno dovuto lavorare? E che devono star lavorando in questo momento. Quante cose sono dovute succedere? Quante persone devono aver avuto idee, devono fare delle cose affinché io possa avere quella cosa lì. Sono tantissime. Quindi, questa idea di essere autonomi, essere autosufficienti, di non dipendere dagli altri, è una grande illusione. Noi inevitabilmente dipendiamo da altri. Perciò il punto è riconoscere questo, riconoscere che noi riceviamo tantissimo dagli altri. Questo è un punto. Un altro punto, anche a livello, non parlo spirituale, a livello emozionale, a livello mentale come esseri umani, noi sviluppiamo le nostre capacità noi sviluppiamo le nostre capacità sia intellettive che emotive interagendo con gli altri se noi da quando fossimo nati saremmo fossimo stati chiusi completamente in un posto senza mai interagire con nessuno non avremmo imparato quasi nulla avremo qualche trauma in meno magari però di sicuro non avremmo imparato tante delle cose che noi sappiamo Okay. L'interazione con gli altri è fondamentale nella nostra vita. È dove noi impariamo. Se noi vediamo, addirittura per saper leggere e scrivere, qualcuno ha dovuto insegnarci o no? Qualcuno ha dovuto stare lì e metterci alla scuola e dire devi andare a studiare? A qualcuno sì, ad altri no, però in generale sono abbastanza. Possiamo andare avanti e fare migliaia di esempi. Fatto sta che noi siamo dove siamo e siamo quel che siamo, parlo degli aspetti positivi, grazie a tutti gli altri che ci stanno intorno e che ci sono stati, direttamente e indirettamente, in tanti modi. Ed è molto bello poter sentire gratitudine verso gli altri, poter dire: Guarda, siete preziosi per me, chi ci guadagna sono io prima di tutto di vedere e di dire guarda veramente gli altri sono importanti per me. Se noi parliamo dal punto di vista più profondo ancora, viene detto che nel nostro percorso spirituale, nel sentiero verso l'illuminazione, se noi mettessimo su una bilancia quanto sono importanti gli esseri sacri, quindi il nostro guru e tutte le guide spirituali e i buddha e così via, mettiamo questo su una bilancia da una parte, dall'altra parte mettiamo tutti gli esseri senzienti, hanno lo stesso peso. Noi dipendiamo dagli esseri così come dipendiamo dagli esseri sacri, così dipendiamo dagli esseri senzienti. Ci sono anche dei dibattiti che vengono fatti in monastero che sono abbastanza lunghi, che chiedono: perché affinché io esca dal ciclo di sofferenza, che cosa devo generare dentro di me? Amore e saggezza. Ok? Devo eliminare di conseguenza, devo eliminare la ignoranza e l'egoismo. Anche per lo sviluppo della parte, per lo sviluppo della saggezza e così via, per veramente realizzare la saggezza bene, richiede una forza non indifferente. E l'unico modo che noi abbiamo per avere la forza necessaria per lo sviluppo della saggezza è tramite l'amore. È l'amore, la compassione che ci danno la forza necessaria per lo sviluppo della saggezza anche, per fare un cambio di paradigma così profondo. Questo avviene solo tramite la forza che viene dell'amore stesso. Quindi per lo sviluppo della saggezza serve l'amore. E per sviluppare l'amore ho bisogno di amare qualcuno o no? Sì. Per lo sviluppo della compassione deve esserci qualcuno a cui abbia compassione o no? Quindi senza te che io posso amare non posso sviluppare io l'amore. Anche se io ho tutti i Buddha davanti a me dicendo devi amare gli esseri, devi avere compassione. Se non c'è qualcuno verso cui avere compassione non posso sviluppare quel sentimento dentro di me. Quindi quando c'è qualcuno che noi amiamo... E qualcuno verso cui abbiamo compassione. Amore e compassione sono due lati della stessa cosa, due manifestazioni dello stesso sentimento. Okay? Siamo noi che siamo grati del semplice fatto di poter amare. Non è per dover ricevere qualcosa in cambio, riceviamo già molto dal semplice fatto di poter amare, perché sviluppando amore facciamo solo del bene a noi stessi. Perché affinché io, però, affinché io possa sviluppare amore e compassione, devo amare qualcuno o no? Devo avere compassione verso qualcuno. Per quello che nei dibattiti, quando si entra nella dialettica, si dice: è il momento che tutti gli esseri avranno quasi raggiunto l'illuminazione, rimane l'ultimo. Non potrà raggiungere l'illuminazione? Perché? Perché non può sviluppare amore e compassione perché non c'è nessun altro essere a cui sviluppare amore e compassione. E qua si entra in tutto, possiamo passare delle ore dibattendo, che queste sono le dialettiche che in monastero si fanno i vari dibattiti. E poi c'è chi dice: no, a questo punto i vari Buddha si andrebbero ad emanare come se fossero degli esseri senzienti perché così l'altro essere potesse generare la compassione. Siamo un po' lontani da quel momento purtroppo, perciò non c'è da preoccuparci troppo. Ok? Il punto è, in questo momento pensiamoci a dove siamo. E il fatto è che dal momento nel quale la mia priorità è veramente lo sviluppo della saggezza e dell'amore, questo è unicamente possibile grazie agli altri esseri che mi circondano. Noi abbiamo la tendenza di dire, ah noi il guru, quanto è prezioso, i Buddha, eccetera, gli esseri lasciamoli stare, no? Potessi io non vivere con nessuno essere, stare solo con gli esseri puri, sarebbe meglio ancora per me. Non è vero. È grazie agli esseri senzienti, è grazie agli esseri intorno a noi nella loro sofferenza, nella loro gioia, nella loro difficoltà e tutto il resto che noi possiamo generare verso di loro un sentimento di umiltà un sentimento di amore, un sentimento di generosità, un sentimento di compassione. Ed è questo quello che ci dà la forza per crescere interiormente nel nostro proprio percorso. Quindi noi dipendiamo da loro. Quindi quando dice, possa io sempre compiacere tutti gli esseri limitati, considerandoli di gran lunga superiori al gioiello che, al gioiello che esaudisce i desideri. Il gioiello che esaudisce i desideri era un termine antico che intendeva dire un gioiello che esaudisce tutti i desideri mondani materiali. Nei giorni d'oggi, che cosa sarebbe il gioiello che esaudisce tutti i desideri? Un conto in banca con qualche miliardo. Ok? Quindi, anche se io ho una ricchezza materiale enorme, mi viene dato questo conto con, dai, diciamo 10 miliardi di euro. Ok? Basterebbe per un po', no? quindi quello che succede che è che cos'è? Anche se io posso esaudire tutti i miei desideri materiali, questo mi può assicurare di trovare uno stato di gioia, di equilibrio, di soddisfazione? Mi può dare la certezza di avere una buona continuità dopo la mia morte? O no? No. Mentre invece se io sviluppo amore e compassione, questo mi porta alla pace, alla gioia, alla stabilità, a una buona continuità dopo la mia morte. E sulla base di che cosa posso sviluppare amore e compassione? Sulla base degli esseri. Quindi ogni volta che trovo un'opportunità di sviluppare più amore e compassione, è più prezioso che il gioiello che esaudisce tutti i desideri. È più importante di quello per me. No? Viene detto che il Bodhisattva, questo nel testo dell'Amazon K, che parla dei, delle sei perfezioni, c'è un momento nel quale, chiamato Uma Jupppa, in realtà un commentario sulla via della corretta visione della realtà, però c'è la prima parte che parla delle altre perfezioni, e la prima è quella della generosità. E dice il Bodhisattva, colui che ha un grande amore e compassione per gli esseri, quando vede qualcuno, che ne ha bisogno di qualcosa e lui lo può aiutare, gli entra una gioia, ma una gioia così grande, che dice che è, più, è superiore a qualunque altro piacere possa esistere. La gioia di poter dare, la gioia di poter aiutare, la gioia di poter condividere, che è la gioia dell'amore alla base. No, basta vedere un'altra cosa. Quanto noi cerchiamo di essere amati. Tanto, no? Ci piace essere amati o no? E spesso quanto tempo, quanto energia non viene messa per cercare di essere amati. Ok? Tantissimo. Però la realtà è che c'è un punto che è bello essere amati: sì, va bene, è carino, è bello, buono. Però c'è una cosa ancora molto meglio. Che è amare. È aprire il nostro cuore all'altro. Questo ci porta a uno stato di soddisfazione. Di... Si può dire in italiano interezza? Di pienezza? No, no, non interiorità. Di integrità. Non è integrità. Di... Interezza. Interezza si può dire. Ci porta a uno stato di interezza, di pienezza. Come nient'altro. Si capisce? No. Bene. L'importante è questo stato nel quale siamo interi, dove non manca niente. Ok? Quando noi veramente apriamo il nostro cuore all'altro e riusciamo ad amare senza l'aspettativa di ricevere qualcosa indietro, senza la paura di non essere amati, senza L'aspettativa che io ti amando così riceverò quell'altra cosa cos'ha? Non stiamo parlando dell'amore che è come fare gli affari, no? È un po' il business. Io ti do questo e tu mi dai quell'altro, se tu non mi dai quell'altro io non ti do più quello. Non è che è invece io ti amo perché tu esiste e tu mi dai l'opportunità di poter amarti, non ho bisogno di niente di più di quello. Ed è un sentimento bello, una cosa veramente grandiosa e questo è solo possibile grazie agli altri. Se non fosse per gli altri esseri, noi non possiamo generare questo stato interiore nostro anche. Quindi, sia da un livello materiale, sia da un livello intellettuale, sia da un livello mondano o un livello spirituale, gli esseri sono estremamente importanti per noi. Dal primo All'ultimo. In realtà non esiste primo e ultimo, però ognuno ha la sua importanza per noi. Non è che io dico sì, devo generare la gratitudine verso gli esseri, sai, ci sono quei dieci esseri che sono grati intorno a me. No, è a ognuno. Perché è grazie a ognuno che è possibile sviluppare un sentimento interiore. Nel quale veramente possiamo aprire il nostro cuore in un modo incondizionale. Non è grazie a quei cinque che ci stanno simpatici. Che va bene amarli, però ci serve di aprire il cuore verso ognuno. Desiderare la felicità di tutti. E questa è una cosa che per noi è la miglior cosa che possiamo fare per noi stessi. Quindi... Se non fossero per gli altri esseri, noi non potremmo sviluppare noi stessi. Questo è un fatto. Prendiamo un altro esempio anche di questo. Parlando da un punto di vista un po' più specifico all'interno degli insegnamenti buddisti, usando termini un pochettino più specifici. Karmicamente, per vivere un risultato positivo devo aver creato le cause positive. Devo accumulare energia positiva per poter avere dei buoni risultati. Okay? Abbiamo visto questo l'altro ieri. Qual è il miglior metodo per generare energia positiva? La generosità, condividere, donare, con amore, con compassione. Quindi affinché io possa generare una buona energia positiva, cosa devo fare? Devo dare agli altri, devo condividere. Devo fare qualcosa per gli altri, per quello che ci sono atti di generosità e atti nei quali offriamo agli esseri sacri, perché condividendo, no? come diceva anche San Francesco nella preghiera semplice, è dando che si riceve. Perciò, perché io ricevo, io devo dare e non posso dare se non c'è qualcuno a cui dare. Quindi io posso solo ricevere perché tu puoi ricevere da me. Perciò... Dal punto di vista del nostro proprio sviluppo spirituale, noi non possiamo assolutamente sviluppare neanche un passo verso l'illuminazione senza dipendere dagli altri. Questo è fatto. Perciò, medita sulla grande gentilezza di tutti gli esseri. Familiarizzati col fatto che ogni essere è importante per noi e che noi non possiamo assolutamente crescere nel nostro percorso, sviluppare la nostra stabilità, gioia, amore, saggezza, senza dipendere dagli altri. Quindi grazie a loro possiamo seguire questo percorso, grazie agli altri possiamo noi stessi uscire dal nostro ciclo di sofferenza addirittura. Quindi riconoscere questo. È importante in questo nostro percorso. Ok? Credo che sia abbastanza chiaro, no? Quindi, la gratitudine verso gli altri da un punto di vista materiale è il primo passo da vedere, fino ad arrivare a un livello spirituale. Ok? Medita sulla grande gentilezza di tutti gli esseri. Il prossimo passo relazionato a questo è una volta che ho sentito la gentilezza degli esseri. Devo sviluppare la determinazione di voler ripagare indietro ciò che ho ricevuto. Tu mi hai dato, io voglio dare a te. Ok? E qua c'è un altro punto importante, e a questo punto facciamo riferimento all'altro testo, pagina 61. tekchen chogor shulo chela kan drodruk pamar ningne madrempe rantem bashi drupe neran shin tinche manam yalwar thorbe gyo chansem sunye dala tuche sik da dak uh, pe pues shenche uh, jong jingilo anche se si ho cercato di entrare nella porta del del dharma Del grande veicolo, anche se ho cercato di entrare nel sentiero mahayana, la porta di entrata del grande veicolo mahayana è la Bodhicitta, Ok? questo stato profondo di amore e compassione per tutti gli esseri che desidera sviluppare se stesso per aiutarli. Anche se ho cercato di entrare, non ho ricordato i sei esseri migratori come genitori, ossia, io non riesco a vedere. Gli, gli esseri senzienti dei sei reami d'esistenza, come, come la mia madre e come mio padre. Ok? Pertanto ho abbandonato le mie gentile madri, proprio come l'Ishravaka e Pratyekya Buddha, che si, ho, che si preoccupano solo dell'interesse personale, perciò sono colmo di rammarico. Con la tua compassione, ti prego di vigilare su di me il semplice riflesso di un bodhisattva affinché io possa addestrarmi nel prendermi cura degli altri nel prendermi cura degli altri più che di me stesso che cosa dice qui pensieremo dice dal momento che io non riconosco la gentilezza degli altri esseri e non riconosco gli altri come mia madre come mio padre adesso spiegheremo meglio il perché di questo se io non sviluppo una gentilezza, un riconoscimento di gratitudine verso gli altri esseri, non vorrò veramente fare qualcosa per loro. Questo non mi viene profondamente. Quindi anche se io mi dico che faccio parte del Mahayana, possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause, e di qua di là, alla fine io sto solamente cercando di seguire qualcosa che faccia bene a me stesso. Alla fine io comunque, se non riesco a sentire profondamente la gratitudine per tutti gli esseri, io uso la tecnica degli insegnamenti Mahayana per seguire il sentiero Hinayana. Ok? Che cosa vuol dire il sentiero Hinayana, che è Shravaka e Pratekya Buddha? È un sentiero bellissimo, ma è il sentiero nel, del voler uscire dalla propria sofferenza eliminando i propri veleni mentali. Benissimo. Che cosa facciamo noi? Ci diciamo Mahayana spesso io sono qua, il beneficio di tutti gli esseri, facciamo queste preghiere meravigliose come possano tutti gli esseri avere la felicità alle sue cause, e così via. Però non sentendo profondamente la gratitudine verso ognuno dei esseri, viviamo il sentiero Mahayana in realtà seguendo un percorso Hinayana. Usiamo i metodi del sentiero Mahayana per lo sviluppo personale. Punto. Ok? Quindi. Ti prego di vigilare su di me con la tua compassione, che sono semplice il riflesso di un bodhisattva. Benedicimi affinché io possa addestrarmi nel prendermi cura degli altri più che di me. Ok? Perciò, torniamo un po' indietro. Non ho ricordato gli esseri senzienti dei sei reami come essendo i miei genitori. Domanda. Se qualcuno ci fa del bene oggi e un'altra persona ci ha fatto la stessa cosa o lo stesso bene vent'anni fa, la gratitudine che dobbiamo avere verso uno e verso l'altro è la stessa o è diversa? La gratitudine viene con data di scadenza? Perché una persona mi ha fatto del bene, ok, viene insieme con la data di scadenza, dopo tre mesi finisce la gratitudine ok ormai è passato il tempo in realtà no se tu mi hai fatto del bene e un altro mi ha fatto del bene tu me l'hai fatto oggi l'altro mi ha fatto vent'anni fa o cinquanta anni fa che differenza c'è in realtà di gratitudine verso uno o l'altro nessuna perciò se, uno, se tu mi hai fatto del bene oggi e se un altro mi ha fatto del bene venti vite fa che differenza c'è nessuna se tu mi hai fatto del bene e io mi ricordo bene, e se un altro mi ha fatto del bene e io non mi ricordo più, la gratitudine in realtà dovrebbe essere la stessa, no? È perché io non mi ricordo più che non devo più essere grato? No. Ok. A me mi è già capitato di trovare una stazione di dire guarda, non mi ricordo più, però mi ringrazio comunque, no? Quindi quello che succede è, non è perché io non mi ricordo che io non ho ricevuto. Okay. Se qualcuno venisse oggi a noi e ci salvassi la vita, ci troviamo in una situazione di fame dove se non fosse per quella persona, avendo quell'attitudine, noi moriremo. Saremmo grati per quella persona che ci salva la vita con amore? O no? Spero di sì, no? I nostri genitori ci hanno salvato la vita. Cosa succede con un bambino neonato se lo lasci lì così da solo? Sopravvive o no? Molto, molto difficile. Quindi solo a partire da questo, i nostri genitori quando noi siamo nati ci hanno curato o no? Se no loro chi per loro? E ci sono certe persone che i propri genitori non hanno le condizioni fisiche, mentali, materiali per poterlo fare... E alla fine fa, fa qualcun altro, ok? Però il fatto sta che qualcuno quando siamo nati ha preso cura di noi, ci ha dato da mangiare, ci ha pulito, ci ha protetto dal freddo, dal caldo, ci ha curato quando ci siamo malati, eccetera. Eccetera. No? Se la persona salvasse la nostra vita oggi, perché dovremmo essere più grati di qualcuno che ha salvato la nostra vita prima? Okay. Quindi esiste una gratitudine verso i nostri genitori che è fondamentale. Qua spesso io vedo delle difficoltà perché dico: Ma come posso essere grato ai miei genitori? Guarda che tipi di razza di persone sono, perché ha fatto questo, perché ha fatto quell'altro. Non sto dicendo che devono essere degli esseri perfetti, dei bodhisattva meravigliosi. Okay. I nostri genitori soffrono? Sì? Che sono ancora in vitto o meno? Desiderano, desiderano o desideravano la so essere felici come noi? Sì, sono o sono stati nella stessa situazione in cui noi ci troviamo oggi. Quindi non c'è differenza. Con i loro difetti, con le loro qualità. Però una cosa è fatto. Ci hanno preso cura e ci hanno curato nel momento di più debolezza e difficoltà. Quindi, apro e chiudo parentesi, è il nostro dovere, avendo ricevuto aiuto quando più ne avevamo bisogno, che eravamo appena neonati, di dare aiuto a loro quando più ne avranno bisogno. Che è verso la vecchiaia? È un nostro dovere quello. Ok? Però, mentre al solito i figli non hanno la stessa pazienza con i genitori che i genitori hanno avuto con i figli. Eh? Comunque, Chiudo parentesi. Quello che succede è, dal momento nel quale io riesco a riconoscere che i miei genitori in questa vita sono preziosi per me, mi hanno dato delle cose importanti, quindi al di là del fatto di come si sono comportati dopo o meno e che abbiano fatto delle cose che io sono traumatizzato oggi o meno o che i miei genitori non siano quello che secondo me dovrebbero essere, al di là di questo. Perché non credo che i nostri genitori siano dei Buddha. Ok? Al di là di tutto quello che uno possa avere da dire, è un fatto o no che quando più ne avevamo bisogno ci hanno aiutato e ci hanno curato e ci hanno salvato la vita, effettivamente. È vero o no? Perciò dobbiamo essere grati per quello. In un'altra vita precedente esistono quattro tipi di rinascite. La rinascita dal ventre materno, la rinascita in un uovo, dall'uovo, la rinascita che viene chiamata dal calore, che sono come certi insetti e certi esseri nascono, e la rinascita miracolosa come negli inferni o, o nelle terre pure o nei reami dei Dei. Okay? Se nelle altre vite, in tutte le vite che abbiamo avuto una rinascita, o come essere umano, o come animale, comunque, o dal ventre materno, o in, con la forma di un dall'uovo abbiamo avuto un padre e una madre, o no? Sì. Quindi i miei genitori della mia vita passata mi hanno aiutato come quelli di questa vita, o no? Credo di sì. Se ho sopravvissuto e ho cresciuto vuol dire di sì. E dell'altra vita precedente? Anche e di quella prima ancora anche la gratitudine che io dovrei avere verso i miei genitori di questa vita e verso i genitori della vita precedente è la stessa o è diversa in realtà è la stessa a me perché non mi ricordo che non hanno fatto ok perciò quante vite abbiamo avuto si dice infinite incontabili in queste incontabili vite No, ci sono anche alcune immagini che vengono date, che sono abbastanza, come si dice, così, pittoresche, non so se si può dire così in italiano. Per esempio si dice, se noi dovessimo mettere insieme tutte le teste di tutte le vite che abbiamo avuto, sarebbe più grande del mondo, l'Everest per dire. No? E se noi mettessimo insieme tutto lo scremento di tutte le vite, sarebbe più dell'oceano. Questo è per dire... Sono alcune immagini che in alcuni insegnamenti vengono dette per dire: guarda, che ce ne abbiamo avuto di vite. Eh. È una cosa infinita. In ogni vita ci sono stati, a non sia che le vite nei reami dei Dei, negli inferni o in altri, alcuni tipi di insetti e così via, abbiamo avuto dei genitori che a loro volta ci hanno curato, hanno preso cura di noi. E quale è la capacità che ho, che mezzo ho per dire verso guardare un altro essere e dire tu sei stato, tu non sei stato mio genitore. La probabilità che un'altra persona sia stato il nostro padre o la nostra madre in una vita alcun momento è molto più alta che quella che non sia stato. Da questo parte il concetto esseri senzienti madri. In vari testi noi troviamo questo termine, gli esseri senzienti madri. Vuol dire che tutti gli esseri prima o poi sono stati i nostri genitori. E se io ho gratitudine verso i genitori di questa vita, dovrei avere la stessa gratitudine verso ognuno di loro. Non è semplice da arrivare a questo. Per riuscire a generare questo stato dobbiamo prima di tutto avere una certezza della continuità dopo la morte e dell'esistenza ciclica di rina rinascita, morte e rinascita. Ok? All'interno di questo, con una volta con questa consapevolezza, possiamo generare la consapevolezza di ogni vita ci ho avuto un genitore, un padre, una madre che a loro volta mi hanno curato. Ho gratitudine verso quelle di questa vita, devo avere la stessa gratitudine verso quelle delle vite precedenti. E con questo è quello che dice qua. Non ricordo di ricordare gli esseri migratori come i nostri genitori, che vuol dire loro sono stati di una grande gentilezza verso di noi se facciamo un altro modo di pensare in tutte le vite ci sono stati tanti esseri che mi hanno aiutato quello che magari oggi vedo come nemico in una stessa vita c'è stato un momento che era amico in un'altra vita precedente è stato genitore in un'altra vita è stato marito moglie figli e così via perciò abbiamo ricevuto tantissimo da tutti quindi grazie è il fatto di aprire il nostro cuore verso gli altri, di generare un sentimento profondo di gratitudine verso ognuno. E anche se in questo momento tu non agisci verso di me in un modo di conflitto, eccetera, eccetera, in un altro momento sei stata una persona amica, amorevole, che mi hai dato tanto. E non è perché adesso ho un conflitto che questo toglie la gratitudine dei momenti di quello che tu mi hai dato. Non so se è chiaro questo. Non è facile da generare. Ok? Però credo che sia abbastanza chiaro, no? E se noi non generiamo veramente il sentimento di avvicinamento agli altri, di aprire il nostro cuore, di ricordare che ci hanno dato tanto e quindi io devo dare indietro a ogni essere, se noi non apriamo questo a tutti, non riusciremo mai veramente a voler raggiungere l'illuminazione per i loro benefici. Mai riusciremo a sviluppare un grande amore e compassione incondizionale. Sì, siamo più simpatici verso gli altri, cerchiamo di essere delle persone corrette e gentili, però dal profondo del cuore eh, non apriamo veramente verso ognuno per voler aiutarli profondamente. Per questo, il primo passo dei sette passi per lo sviluppo della Bodhicitta, dopo la base che è l'equanimità, viene chiamato MARSHE. Marce vuol dire riconoscere gli esseri come le nostre proprie madri. Secondo passo, chingem, riconoscere la loro gentilezza. Qin-soa, avere la determinazione di ripagare indietro la gentilezza che abbiamo ricevuto. Uh, Marshe, chingem, chingsoa, yuon jampa, sviluppare una simpatia e amore verso gli esseri. Uh, Marce chingem, chingsoa, yuon jampa. Uh, il prossimo punto è generare compassione verso gli esseri e dopo la compassione generare una determinazione di voler mettere in azione la compassione io devo fare qualcosa per aiutarli arrivando in questo processo arriviamo alla determinazione qual è l'unica cosa che posso veramente fare per aiutare tutti sviluppare me stesso raggiungere l'illuminazione, perché se io sono messo male come loro non è che posso fare più di tanto. E da questo si arriva alla cosiddetta bodhicitta. Però deve partire prima dell'equanimità, del riconoscere come ogni essere è importante per noi e ci dà e ci ha dato tanto. È importante sia oggi che nelle nostre varie vite. Ok? E uno de, quindi una delle qualità fondamentali che dobbiamo sviluppare è la gratitudine. E dobbiamo coltivare la gratitudine nella nostra quotidianità. Si dice che nel sentiero insegnato da Buddha, se noi non riusciamo a sviluppare gratitudine verso i nostri genitori, difficilmente, per non dire impossibile, Svilupperemo la gratitudine verso gli altri, verso il guru, verso tutto il resto e non riusciremo a crescere nel nostro sentiero. E essere grati verso i genitori non vuol dire dire che loro sono stati perfetti, vuol dire riconoscere ciò che abbiamo ricevuto ed essere grati per questo. Ok? Se qualcuno è stato abbandonato da neonato, ha avuto un'altra persona che l'ha curato e quindi la gratitudine è verso quella persona. No? Ok? Non stiamo parlando necessariamente del genitore biologico, ok? Quella persona che ci ha curato e ci ha preso cura. Ma qua non c'entra la bilancia. Non c'è la bilancia. Il fatto è il seguente, Marco. Prima di tutto c'è un lato di considerare gli aspetti positivi. Una cosa è una cosa, un'altra cosa è un'altra cosa. Una cosa è quello che tu mi hai dato e io devo essere grato per quello. Un'altra cosa sono i comportamenti che tu hai avuto, che mi hanno ferito, per il quale io ho creato distanza, magari. Però, che non devo stare ad accumulare rancore e odio per quello che tu mi hai fatto, perché tanto quello non serve a nulla. Ok? Però, il fatto che tu mi abbia fatto del bene e poi e mi abbia anche fatto del male, il male che tu mi hai fatto non mi toglie il bene che tu mi hai fatto, il bene che tu mi hai fatto non mi toglie il male che tu mi hai fatto, ok? Una cosa è una cosa, un'altra cosa è un'altra cosa. Perché io possa sviluppare le mie qualità stesse, io ho bisogno di sviluppare la gratitudine. E questo vuol dire anche riconoscere le qualità e ciò che abbiamo ricevuto da ognuno. Anche se è stata una cosa piccola in mezzo a tante altre cose che io riconosco come non belle. Tu comunque mi hai dato quello e sono grato per quello che tu mi hai dato. Poi hai fatto questo, quello, quell'altro, tramite la tua ignoranza mi hai fatto del male per questa ragione che probabilmente ho, ho scelto di creare distanza e quel che sia, però quello ha già un altro aspetto. Una cosa, non, non, si, non, non si deve mettere tutto in una bilancia e dire ti voglio bene o ti voglio male, non è quello. Si va molto oltre questo. Questo è chiaro? Lo sento. Ok, non è facile. Però spesso le cose più semplici sono le più difficili, no? Però... Il fatto è dividere una cosa, una cosa, un'altra cosa, un'altra cosa. Io ho avuto un'esperienza nella mia vita di una persona che mi ha dato tanto e poi mi ha fatto tanto del male. Ha avuto tante attitudini negative nei miei confronti. Per me è stato un, una prova di dire, ok, quello che ho ricevuto, grazie, e quello che tu hai fatto, creo questa distanza perché non voglio convivere con questo tipo di azione. Questo è successo in India, ok? perciò. Il fatto che tu mi abbia avuto delle attitudini non corrette nei miei confronti non vuol dire che quelle cose belle che tu mi hai dato non, non ci siano state. Quindi dobbiamo rigioire e ringraziare per gli aspetti belli. Poi gli aspetti negativi dobbiamo prendere le attitudini che noi riteniamo migliore, che sia quella di creare distanza o qualunque altra che sia. Ok? Ok. Solo concludendo, la gratitudine è uno dei punti fondamentali, necessari per lo sviluppo del nostro sentiero verso l'illuminazione, per lo sviluppo dell'amore, della bodhicitta e di tutto il resto, per la nostra propria gioia e stabilità interiore. La gratitudine è fondamentale. Perché quando non c'è gratitudine, invece c'è un sentimento di essere una vittima del mondo, non abbiamo mai abbastanza. Cerchiamo sempre di proteggerci dal resto. Invece, quando c'è gratitudine è esattamente l'opposto, noi ho ricevuto tanto, che bello, quindi posso dare. Uno si apre alle altre. Dobbiamo cominciare a sviluppare la gratitudine nel nostro mondo, nelle persone con cui viviamo, con cui interagiamo costantemente ogni giorno. Ringraziare è un'abitudine che si va a creare. Sviluppare gratitudine, che è fondamentale. Una volta che noi abbiamo gratitudine per quelli che ci stanno più vicini. Quello che si parte dai nostri genitori. A questo punto possiamo sviluppare la gratitudine anche verso quelli che ci stanno più lontani. Ok? Però si parte da quelli che ci stanno più vicini, sviluppando gratitudine, ok? Io so che questo è un argomento che ci tocca diversi aspetti profondi, però non voglio aprire adesso per altre domande perché sono già quasi le due. E poi dopo abbiamo ancora tante cose da fare oggi, ok? gețo la me cu țerapten cineam carțile șoșurge pa da losan tempedrem săsun gi drove mi selt artone gi nici modele ascendele ni me cuian Con ciò sum che jingelo, con ciò sum che SOL con ciò sum che All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.